I love you, honey bunny. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! In diretta dalla Dracma Torino, Luca Scarracchio, Billy Kramer, Hector Plasma con l'informazione spartana di Bob Leonida e le musiche di Paolo Rigotto presentano La Clinica su Paranight Radio. Benvenuti a questa nuova puntata della Clinica. Siete sempre collegati su Paranight Radio. Noi siamo la Clinica, io sono il vostro Luca Scarracchio, sempre qui, qui presente. E siamo sempre in diretta dalla Dracma, lo studio che ci ospita qui a Torino, in via Antonio Banfo 24. Siete tutti invitati, chi vuole venire qua può venire, chi vuole telefonare può farlo al numero sempre in sovraimpressione 347-5201-859. Siamo presi bene questa sera perché di conseguenza manca il nostro mitico Billy Kramer, però peccato. Pronto? Però una mancanza incolmabile. Però abbiamo il mitico Paolo Rigotto. Ciao a tutti, grazie. È sempre presente. Sì. E abbiamo, l'avete sentito prima, il nostro comico preferito, nonché non più ultra, Hector Plasma. Buonasera, come state? E abbiamo il nostro solito piccolo ma buono Bob Leonida. Buonasera a tutti! Così mi piaci, generoso! Ma come fai? Scusa Luca, io interrompo subito questa trasmissione e ci spegni tutto. No. Io dico sempre buonasera, come state? Non mi risponde nessuno. Ma sai perché? Perché la gente è restia e quindi c'è, non riesce. C'è stessa crestia. No, e cioè è restia a rispondere, nel senso, quando noi chiediamo come state, tutto bene, non ci risponde nessuno, perché la gente è restia. È vero, anche se chiedi mi dai 500 euro. Stessa cosa. Restia. E viviamo purtroppo in un paese dove non ci permettono di parlare, quindi questa è la conclusione. Mannaggia. No? Anche noi siamo un po' restii. E siamo tutti restii. Ma è un peccato, perché si potrebbe anche restare diversamente, però non ce lo permettono, e quindi perché quelli lì non sempre ci danno l'occasione per fare quello che vogliamo, però nella nostra piccola libertà noi ci proviamo. Questa sera, per il vostro buon gusto, parliamo di psicosi, perché come avete già visto nelle altre puntate, noi ogni sera trattiamo un tema diverso e ne parliamo esaudientemente. Ogni sera approfondiamo proprio la tematica della serata, perché effettivamente non tutti i nodi vengono con il buco. No, esatto. Allora partiamo subito con la musica, visto che incalza, questa sera incalza, poi dopo parleremo ancora. Ce l'abbiamo fatta? No, non è ancora arrivata. E partiamo subito con un gruppetto che ci piace tanto, ma forse vi piace anche a voi. Baby, I'm tuned to your wavelength.
I Talking Heads, sempre una bella storia, perché i Talking Heads mi mettono sempre di buon umore. Non so voi, ma a me i Talking Heads mi mettono sempre di buon umore. Houston, abbiamo un problema. Oh, sento che nell'aria c'è qualcosa. Sento che nell'aria c'è un... Houston, abbiamo un problema. Io sento che sta per arrivare il collegamento che tutti aspettiamo dalla scorsa settimana. Fermo queste cose, sento un Tom Hanks scalpitante e sento soprattutto... Non è possibile, ogni volta... È lui. Mi fai fare anche brutti figure. È il nostro mitico Claudio Sanni in collegamento con noi dal satellite. Pronto? Ma chi sei? Sono Luca Scarracchio, la clinica. Oh, Luca Scarracchio! Oggi è martedì e quindi sei in collegamento con noi. No, martedì oggi? Oggi è già martedì. Oh, ma è incredibile, nello spazio di settimane passano veloci. Che devi fare? Io non so cosa... cioè, che fai per una settimana in non lo so, io non vedo mai luce di giorno qua al sole, le pratiche. Mi mancano proprio passeggiare in parchi naturali, una volta musei egizi, una volta scampagnare con amici a funghi. Niente, sì, io... anche perché in un satellite non è che c'è tutto sto divertimento. Non riesco, guarda, io avevo problemi di dermatiti, ero pieno di funghi e non riesco neanche adesso qua a prendere... No, niente. Yeah. Hai provato col metadone? Per metà, l'altra metà no. Vabbè, allora niente. L'altra metà abbiamo, uomini, ma... sono contento che... Pronto? Sì? Pronto? Sì, ci sei? Sì, no, ogni tanto va via collegamento, scusi perché... Devi sapere che io sono nel lato oscuro della luna, sono the dark side of the moon, Allora sì che... No, sì, un cazzo, non si vede niente qua. No, allora sì che ti sento bene, perché nel lato oscuro della luna non c'è solo, come dicevano i Pinkett e Floyd, tutti i lati della luna sono oscuri. C'è il lato oscuro, ma c'è anche il lato davanti. C'è il lato... C'è anche il lato dietro. Beh, la luna è tanto rotonda, non è che quindi gira che ti rigira è sempre rotonda. Aspetta. Wow, ragazzi. Non so se hai notato, ma in sottofondo c'è uno splendido Paolo Rigotto che ti sta facendo una parodia di The Dark Side of the Moon. Ah, pensavo proprio ci avevi lì i Pink Floyd. No, i Pink Floyd purtroppo non li ho perché non riesco a portarli qua, perché David Gilmour l'ho chiamato. È un amico. Le Zeppelin meno che mai. Sono decollati.
potrei portare i police, okay. Perché col pungiglione sono amico. Ah, ho capito, va bene. Però, perché Sting. Pungiglione. Allora, ste previsioni di tempo, ce le fai o no? Allora, ti posso dire il clima sulla luna? Ti posso dire, non vedo niente, quindi ti posso dire che su neanche una nuvola su luna, e tant'è che io non so, io quasi mi abbronza. Quasi mi abbronza stasera, Cioè, nuvole non c'è, ma anche perché nello spazio le nuvole non ci sono. Vabbè, allora vieni tu a fare il meteo qua sopra con me. È come l'uovo di Colombo, è come aver scoperto l'acqua calda. Pronto? Pronto? Gli spaghetti? Sì. Pronto? Sento spaghetti? Oh, sera, spaghetti, mi ricordo. Mi ricordo Vita Terrena quando ancora andavo a mangiare in trattoria, vicino a casa tua, c'è la trattoria buonissima. C'è Pottpilaia. Bravo. Cogliamo l'occasione per fare un po' di pubblicità. Allora, se passate da Settimo Torinese, c'è questa trattoria meravigliosa, gestita da una nostra amica che si chiama Alessandra. Smettila, vi fa il capitone in umido come non avete mai assaggiato, perché lei è una gran cuoca. Una cosa importante, si chiama il ciapotto pilaia, proprio a Settimo Torinese. Mi raccomando, adesso che torniamo ti porto il ciapotto pilaia, che è buono, è buono. Guarda che non si mangia niente male al ciapotto pilaia, proprio Lucas, toglimi curiosità, ma tu che prendi, provvigioni? No, prende il capitone. Io purtroppo no, però metto il capitone. Io metto il capitone. No, senti, io volevo in questo momento, visto che sono un po' impossibilitaria di fare previsione di tempo, da voi su Tiere, volevo lanciare un nuovo metodo di previsione del tempo, che ho visto che anche i miei colleghi di altro tempo fanno. Ti dicono tu che sei lì, fai il meteo reporter. Cioè, me lo dici tu che tempo fa lì e io lo dico agli altri. Ah, quindi io ti dico che tempo fa e così tu e io dico bravo, esatto. È sempre giusto, però. Vabbè, dai, dalla prossima puntata. Allora, dalla prossima puntata. Com'è lì il tempo, Lucas? Non lo so, perché non sono ancora uscito. Neanche io. Il tempo qua è il tempo che c'era ieri. Il tempo di ieri è anche il tempo di oggi. Domenica abbiamo avuto delle perturbazioni fugaci, però poi ma comunque fa freddo qua, il nord Italia è sempre così in questa stagione. No, perché ad esempio io mi ricordo c'è riscaldamento sulla navicella spaziale. Sì, abbiamo una stufa putta jet. Pensavo che avevate il bue e l'asinello. No, abbiamo il putta jet, che quando accendi il jet questo scalda tutto qua dentro, vibra, fa tutte cose. No, come dicevano grandi amici sputacchioni, dicevano ma il cielo è blu sopra le nuvole. Quindi lo dicevano anche a me gli sputacchioni. Comunque ci avevano ragione, qua è tutto blu, ma è blu scuro però, non si vede una mazza. Ma io ho quasi paura. Va bene, allora Claudio, allora, prossima settimana, mi raccomando. Come queste volte? Facci una ricetta piuttosto. Per non fare le previsioni del tempo, l'oroscopo. Ma in effetti è un periodo che sto di culinaria, quindi. Visto che sei col culinaria, sai cosa perché dice? Sei nella navicella. Sai cosa dice un puffo sotto la doccia? No, mi manca. Cielo grande, cielo blu. Ed ecco a voi il simpatico umorista che ha sbagliato lavoro, secondo noi, Bob Leonida. Bravo ragazzi. No, allora io da questa grande piattaforma di Groviera Gialla vi saluto, vi ringrazio per la vostra pazienza e per avermi aiutato in questo momento difficile di mia vita. Ci sentiamo prossima settimana, sempre di martedì, vero? Martedì. Okay. Sempre di martedì. Mi raccomando, magari la prossima volta fammi uno squillo un po' prima, che ti dico, cioè mi dici preparate che io sto a posto. Faccio una ricetta almeno, Va bene, ti preparo la ricetta di Claudio. Non ti chiedo le previsioni, non ti chiedo quello, non ti chiedo quell'altro, ma almeno una ricetta. La ricetta. Ok, grazie Claudio, sempre nei nostri cuori, nella navicella spaziale. See you moon. Allora, questa sera, mi raccomando, si parla di psicosi, mi raccomando partecipate, chattate, salutiamo Manuel che ci manda un piccolo commento via chat e diventeremo fan di Radio Esplosiva, che lui si vede che è un esponente di Radio